cosa abbiamo visto? Cosa abbiamo visto? Prima di tutto, un film che ha scelto lei. Ok, perché però... ci stava Luca Argentero. Però anche tu lo volevi dire. Sì, no, vabbè, perché io comunque voglio vedere qualsiasi film. A me piace, vedere i film. Ah, anche perché poi uno rimane anche sbalordito certe volte e certe volte un po' anche meno. Anche però in senso negativo. In senso negativo. E ieri ho detto, ci sono due nuovi film che possiamo vedere, questo e questo, e tu mi hai detto, allora qual era l'opzione? Ghost in the Shell, sì, e questo... tu mi hai detto è un'americanata. Vabbè, poi... ma mai in senso dispregiativo, cioè, no, anche no, perché no, cioè tipo Die Hard, le cose sì, americane, infatti, però era comunque un film di fantascienza e recentemente avevamo visto il film di fantascienza, e poi mi hai detto quest'altro è che comunque è un film italiano, come hai detto. Vabbè, dai, andiamo, visto che ti ho visto così decisa nella cosa, ti sei esposta dicendo andiamo a vederlo, vediamo questo. Tra l'altro cercava di trarmi in inganno, un capaese. Solo dopo aver comprato il biglietto mi dice, ma comunque io l'ho scelto perché ci sta Luca Argentero, pare che non lo sapeva. Cioè, ovvio. Vabbè, parliamone, come si chiama? Si chiama Il permesso 48 ore fuori. Dio. Vai, dici qualcosa. Non voglio condizionarti. Ma che senso ha avuto? Ma perché? Madonna! Dio mio! Dio mio! Ma che film più merdoso! Non potevamo vedere. Ma stanno fuori di testa. Cioè, se io avessi pagato, grazie Vodafone, perché ve lo giuro su Dio, iniziavo a bestemmiare così tanto se avevo pagato il biglietto per vedere sta merda di film. E quei cretini che stavano là dentro avevano, cioè, pagato il biglietto. Te lo giuro, cioè facevo tipo le bestemmie più creative del mondo, cioè che Satana mi telefonava, mi proponeva un contratto a tempo indeterminato, non lo so. No, veramente, analizziamo. Madò. Analizziamo. Allora, la prima cosa, io ho capito che era un film merdoso dal primo fotogramma che ho visto. Cioè una pellicola fatta di merda, cioè proprio nel senso, come se avessero usato delle telecamere di merda. Sì, è vero. Cioè tipo, non lo so, quelle di Rete 4 quando ci stava Gianfranco Funari, tipo negli anni 80, 90, non lo so, cioè... Bah! E dici qualcosa, no? Perché... No, vai, fammi sentire. Vuoi sentire prima la mia? Ma non ti voglio condizionare. Vabbè, ok, non ti condiziono. Cioè, siamo sulla stessa linea. Sì. Ok, perfetto. Ok. Noioso da far paura. Silenzioso. Allora, io in ogni parte del film dicevo, vabbè, il film ancora deve cominciare in pratica. Cioè, io pensavo che il film ancora dovesse cominciare. Poi hai capito che era alla fine, all'intervallo, no? L'intervallo è detto, ma come, già l'intervallo? Dice, già, e non è successo nulla, perché non c'è una trama. No, brava. Non c'è, cioè, una cosa succede in questo film? Non l'ho capito, nulla! Perché non sono nulla alla fine! Cioè, di che parla? Spieghiamolo, parla? Senza di fare quattro, spoiler. Di quattro carcerati. Sono quattro? Quattro. Quattro? Sì, sono tre uomini e una ragazza. Penso un po'. Cioè, sì. Sono uno è Claudio Amendola, uno è un scemo di Argentero. La ragazza che... Ah! Madonna! Devo fare... Questa esce da galera. Sì, cioè in pratica esce da figa. Una figa, sì, da paura, sì. L'unica parte, l'unica parte veramente che fa fare una sciolla così è quando dice che lecca le figlie. Cioè veramente, quando vuole fare tipo la trasgressiva e dice, ah, io non ci torno in carcere a leccare le figlie. Cioè l'unica cosa che ne vale la pena è Luca Argentero all'inizio che sta facendo gli addominali e si vedono tutti i deltoi. Sì. Vabbè, mastica, cioè, e comunque parla di questi più figurò così freddi. Quattro carcerati ai quali viene dato un permesso di 48 ore. Sì. In cui non si sa loro cosa fanno. In pratica vagano. E tu stai lì cercando di capire, cioè, magari ti aspetti che le loro vite si incrocino. Esatto, invece no, c'è, cioè, una storia raccontata. Sono quattro storie raccontate. Tutte diverse, ma tutte raccontate una merda. Tutto è senza senso, senza senso. Poi soprattutto, allora, la banalità dei discorsi, dei dialoghi e della trama, seppur inesistente, quel briciolo di trama che hanno voluto dare. Cioè, Dio, non posso fare spoiler, ma cioè, ci sta una parte in cui perché può mangiare asciuga, Sfogliamo, cioè, però tipo i dialoghi tra padre e figlio. Madonna, ma favu, da mamma e figlia. E
Mamma mia, che schifo! Mi credi? Io amo i film italiani, io li amo. Ma quelli belli, però, sì, ma questo fa schifo. C'erano due attori comunque abbastanza importanti. Perché hanno fatto questo film? Ma perché chi le tena capi invece se ne reuni ancora? Che quell'altro si pensa di essere figo. Secondo me in questo film. Sì, ma. Vabbè, figo perché è sporco e. Cioè, tutto. No, non sporco, nel senso. Vabbè, comunque si vedono anche un sacco di tette, un sacco di culs, cioè. Vabbè, però calmati, posso dirlo solo io. Oh, è perché? No, perché lui era tutto sporco, poi con i cacciai addominali, la ferita. Vabbè, anche vabbè. La tipa. Ma infatti lei era bella, secondo me. Aveva il suo perché. Certo, il suo perché. La smetti di. Faceva fare. Schifo. Schifissimo. Comunque. Lui era figo. Lei pure. Anche le prostitute. Erano fighe. Erano fighe. Schifo. Ma erano attrici, mica. Sei ridicolo. Perché? Sei ridicolo. No. Sì. No. Ma tu ami solo a me. Certo. Ok. Ma comunque. Cattivo mi sembra. Allora. Era. Non so se. Non hai mai visto. Lo chiamavano Jigger Boo. Sì. Il film quello sì. Là italiano supereroe. Sì. A me è piaciuto moltissimo perché è un film di genere ed è meraviglioso. Il cattivo, cioè, secondo me è molto bello. Molto più bello di Spider-Man, molto più bello delle americanate. Mi è piaciuto molto di più. Mi ha meravigliato, dico, ah cazzo. Il cattivo? Il cattivo di questo film sembrava la versione scema e scimmiottata del cattivo il di. Il cattivo di Jigger Boo. Sì, di Jigger Boo. Pur parlando, capito, in una maniera un po' più infantile ma dai, della, ma della cosa. Ma è brutto, non ha. Ma no! No. È stato bruttissimo. Ma proprio penso che questo va quasi nella top 10 dei film più brutti, sì, dei film più brutti che io abbia mai visto. Ma perché l'hanno fatto? Secondo me avevano i soldi da buttare. Cioè, perché veramente è un sì, film da pigliare e buttare direttamente. Non è una cosa normale, cioè veramente non racconta nulla. E la banalità della conclusione delle storie, allo delle storie, all'im avviso è diventato, cioè sembrava a un certo punto per un pugno di dollari con le musiche e non vi posso fare uno spoiler così. E poi quando si conclude il ragazzo, cioè proprio banalissimo, io già lo sapevo che andava a finire così, già lo sapevo. Piccola parentesi, l'unica cosa positiva di questo film è davvero, secondo me, è l'unica, a parte il fisico di quello e le tette delle donne e tutte, è come recita il ragazzo. Non mi ricordo come si chiama perché è sconosciuto. Tra l'altro assomiglia a un attore che ha fatto Narcos, faceva il poliziotto, faceva Pegna, uno che si chiama Pegna. Assomigliava molto. Artista, penso, sconosciuto, attore sconosciuto, almeno per il momento, però lui era bravo. Purtroppo interpretava un personaggio di merda, sì. Con dialoghi di merda, però lui dava, nella merda più totale, dava comunque, cioè, si sentiva un po' più di presenza. No, veramente abbiamo buttato nel cesso, veramente, è brutto, terribilmente brutto. Ghost in the Shell doveva essere molto, molto, ma molto più bello. Ma quindi è colpa mia? Per questa volta mi sa proprio di sì. Colpa? La definisci colpa? No, non colpa, perché comunque anche questo serve. Cioè, comunque noi dobbiamo, per apprezzare il bello, dobbiamo anche vedere il brutto. Necessariamente. Sto scioccato. Sì, anche io sto proprio scioccato. Cioè, ma mi innervosiva. Aspetta, poi a un certo punto che tu mi hai visto che ho fatto. Aspetta, quando è? Che cosa era successo? Oddio mio, oddio. No, questo però ve lo devo dire. In questo momento si fa un attimo di spoiler. Lo devo dire. Quindi saltate magari fra giusto un minuto, sarò veloce. C'è Luca Argentero, porca puttana la miseria, va a uccidere un chiattone con un cazzotto. Con un cazzotto? Con un anello. E in pratica ci sta questa scena di questo chiattone che oramai è morto, che tiene in pratica un buco di proiettile sulla tempia. Cioè in pratica questo ha dato sto cazzotto talmente pesante che vergogna. Lo sai che sembra? Cioè se tipo uno straniero vedesse un film del genere italiano, penserebbe quello che io penso in genere di film indiani di serie B. Cioè, ci sono alcuni film indiani che sono belli, ma la maggior parte sono ridicolissimi, ridicolissimi. Che schifo, cioè penserebbe proprio, cioè uno che vede questo film e se vuole generalizzare sul cinema italiano, facciamo una figura di merda. Non andate a vederlo per